Quattro ruote sulle strade d'Europa. Di Padre Livio, Edizioni su Garco. Bene cari amici, prendiamo in mano il nostro libro, Pellegrino a ruote sulla terra d'Europa. Come sapete questo libro ha come scopo, cari amici, di invogliare eh, i giovani, ma anche le famiglie, cari amici, a visitare le radici d'Europa, eh, specialmente le radici religiose d'Europa e quindi un viaggio culturale di conoscenze ma anche di, grande, eh, di grandi vantaggi spirituali. E anche un modo diverso. Credo di vivere e eh, di fare anche le proprie vacanze. No? E, vediamo dai telegiornali di Rodocalchi come, come le città d'arte siano molto apprezzate nel mondo, ma eh, a parte il fatto che le città d'arte hanno sempre almeno il 40% di chiese da visitare, ma eh, non c'è dubbio che. Eh, non ci sono dei luoghi particolarmente significativi mh, che hanno accumulato in questi 2000 anni di storia eh, una, non so come dire, una carica di santità, di bellezze, di grazie che vanno, vanno sfruttati. Molte volte si trovano anche in posti, diciamo così, un po' fuori dai grandi circuiti mh, turistici internazionali, ma proprio per questo sono ancora più belli. Anche perché. Per esempio per andare a un luogo come Pontemène eh, si fanno dei tuffi straordinari nella natura visitando la valle della Loira, visitando la Normandia, visitando la Bretagna. Infatti Pontemène è questo paesino di 500 abitanti che si trova al limite di queste tre regioni francesi, a nord-ovest della Francia. Noi ci siamo arrivati, cari amici, attraverso un lungo pellegrinaggio che vi abbiamo descritto. È un pellegrinaggio alle radici mariane della Francia. Abbiamo visto, cari amici, eh, mh, tanto per scontato appunto che prima si arrivava nei pressi di Parigi, abbiamo visto nel piccolo villaggio di Molligion, questo grandioso santuario elevato in, elevato in onore della Madonna mh, mh, Regina delle Anime del Purgatorio. Poi da Monteligens passati a Pontemens, adesso anche qui un paesino dove, che è stato un luogo di un'apparizione mariana, che adesso vi descriveremo: bellissima, straordinaria, dove è sorto un grandioso santuario. Poi proseguendo, andremo a visitare i luoghi di Montfort, dove lui è nato, a Montfort, dove lui ha predicato dei morti in Vandea. A Saint-Laurent-sur-Sèvre, poi andremo in un altro paesino dalla Francia al centro-sud, appena il anche il luogo di, una, di numerose apparizioni mariane, e poi eh, termineremo con il Sudum, dove c'è questo grandioso santuario elevato in onore della, della Madonna, che è Regina del Sacro Cuore. E quindi eh, completeremo questo ottavo viaggio. Che passa attraverso appunto questi luoghi, Molligion, Mont Pontemens, montfort sur meu saint Saint-Laurent-sur-Sèvre, Pelvoisin e Issoudun. Vediamo, cari amici, dunque siamo nel villaggio di Pelvoisin. Abbiamo già parlato, abbiamo già collocato storicamente questa apparizione di Nostra Signora di Pontemain, avvenuta nel 1871, il 17 gennaio. In un inverno tremendo quando le truppe prussiane avevano sconfitto Napoleone III, avevano invaso la Francia, erano arrivati quasi in Normandia, cari amici. Quindi erano in attesa nella città vicina lì a Pontemen, a Laval. Questa parrocchia di Pontemène, dove il parroco la Begherenne, aveva creato una, una comunità orante, veramente una parrocchia molto fervorosa. Noi abbiamo descritto anche non solo il santuario, ma la bellissima chiesa parrocchiale della quale la Madonna prenderà alcuni simboli e adesso descrivo l'apparizione che è una sola cari amici è durata quasi tre ore è un'apparizione molto singolare perché la Madonna praticamente ha convocato tutta la comunità parrocchiale a pregare dicendo di pregare perché Dio si sarebbe lasciato toccare e infatti così avvenne nella stessa notte quindi dopo quella preghiera le truppe prussiane iniziarono, eh, cessarono i combattimenti e iniziarono la ritirata, un fatto assolutamente straordinario, cari amici. L'apparizione stessa di Pontamen è una, una sacra liturgia, direi di più una sacra rappresentazione, eh, dove la Madonna non parla, canta, eh, stimola le preghiere, il messaggio lo dà come scritto, come avviene mh, per esempio in televisione o al cinema, no? scritto su un nastro. Il messaggio breve dove la madonna invita a pregare perché Gesù vuole lasciarsi toccare il cuore un invito alla speranza dunque questa apparizione un invito alla speranza in un momento di scoramento generale la gente diceva hai un bel pregare Dio non si lascia non si, Dio fa il sordo capito e invece la madonna ha voluto dimostrare che se si prega Dio ascolta e agisce subito infatti fra la notte, nella notte fra il 18, 17 e il 18 gennaio il principe prussiano Federico Carlo ordinò a tutte le forze armate di sospendere i combattimenti e di prendere la via del ritorno in Prussia. Noi siamo, cari amici, arrivati ormai al momento dell'apparizione, cioè abbiamo descritto il grande santuario, abbiamo descritto la, la bellissima chiesetta parrocchiale, adesso andiamo a vedere la Grange che è un fienile. Conservato come era una volta, però naturalmente all'interno sono riprodotte le varie fasi dell'apparizione. Quindi si entra, si percorre, diciamo così, si gira intorno all'interno stesso di questo grande finile e si vedono tutti diciamo, i, passaggi, i quadri dell'apparizione. Tutto è conservato come allora, però l'apparizione non è venuta nella grange, nel finile ma il bambino aprendo la porta della Grange, guardando davanti sul tetto della casa che c'era lì davanti e lì sul tetto, un po' più alta, c'era la Madonna. E anche la casa lì davanti e eh, il tetto sono conservati come erano una volta. Allora, per chi ha già in mano il mio libro intitolato Pellegrino a quattro ruote sulla strada d'Europa edizione su Garco, vediamo, cari amici, questa apparizione a pagina 141. Il cuore di Pontemena è senza dubbio la grange, cioè il fienile, dalla cui porta i quattro veggenti, sono quattro veggenti, sono tutti bambini, considerati ufficiali, vedono la Madonna, alcuni metri al di sopra dalla casa distante del tabaccaio. Dunque sono quattro quelli considerati ufficiali, perché poi la, la Madonna ha visto anche due bambini molto piccoli, uno di due anni, ma eh, la Chiesa non li ha ritenuti, diciamo così, testimoni mh, capaci di di dare una testimonianza, perché uno sapeva neanche, neanche parlare, però ha detto anche lui su testimonianza, ma non ufficiale. Noto con piacere e con ammirazione che i due edifici, cioè quello della Grange e quello della, della casa del tabaccaio, su cui tetto apparsa la Madonna, sono conservati intatti fino ad oggi. La Grange ovviamente non è più un fenile ma al suo interno sono state riprodotte le fasi dell'apparizione, in modo tale che i pellegrini le possono rivivere passando in rassegna i vari quadri modellati secondo le indicazioni dei veggenti. Mi affaccio alla porta della Grange e mi ritrovo in un ampio caseggiato rurale trasformato in oratorio. La gente sfida davanti alle pareti dove si snodano come in un dramma i momenti salienti dell'apparizione. Guarda, legge, medita e commenta, come avveniva una volta quando il popolo si istruiva con lo sguardo rivolto alle pareti o alle vetrate delle grandi cattedrali del Medioevo. A Pontamen vi è stata una sola apparizione, durata circa tre ore, che si è svolta in varie fasi come una sacra rappresentazione, dove i veggenti facevano da tramite fra la Madonna e la comunità parrocchiale, che era cosa prima curiosando e poi pregando, naturalmente col parroco presente. Anche questa volta la Madre di Dio ha manifestato la sua preferenza per i più piccoli. Infatti il gruppo dei veggenti è costituito da sette fra bambini e bambine dai 13 ai 2 anni e un mese. Il più piccolo aveva due anni e un mese, i più grandi tredici anni. Tuttavia la Chiesa ha riconosciuto come veggenti ufficiali soltanto i quattro più grandicelli che sono Eugenio Barbedette, tredici anni, Giuseppe Barbedette, suo fratello, undici anni, Francesca Richter, undici anni e Giovanna Maria Lebossé, nove anni. Quelli ritenuti non ufficiali perché troppo piccoli di età sono Eugenio Frito, 6 anni, Augusto Avis, 4 anni e Agostina Buaten, 2 anni e un mese. Però anche lei ha, ha testimoniato, eh? poi vi diremo come ha fatto, con lì di 2 anni, hai capito? Eh sì, se, se non si rivolge ai bambini, a chi si rivolge? Prima di iniziare la visita mi fermo davanti alla porta e mi metto in posizione nella quale verso le 6 di quella sera del 17 gennaio Eugenio Barbedette da quello stesso posto mentre intento a guardare il cielo stellato ad un tratto lassù sopra il tetto della casa del tabaccaio vede qualcosa che si muove. Subito sullo sfondo celeste si configura una, una signora in piedi viva come lo siamo noi con una veste color azzurro intenso strappuntata di stelle dorate, che scende fino ai piedi, priva della cintura. Il volto è il volto della Madonna, cari miei. Ah, che bello dovrebbe essere, che bello sarà, io me lo immagino, ma non l'ho mai visto. Il volto è di una indicibile bellezza e dolcezza. Le mani sono tese e abbassate, con le palme aperte e rivolte in segno di materna accoglienza. Le orecchie e i capelli sono nascosti sotto un velo nero che le ricade sulle spalle. È a lutto perché la Francia è in lutto. Eh? Lei ce l'ha nel cuore questa Francia qua. Eh? La testa è cinta di una corona molto semplice nella sua eleganza ed è attraversata a metà da una strisciolina scarlatta. I piedi sono ricoperti da un paio di scarpette azzurre molto femminili adorne di un nastro dorato a forma di rosa. La Madonna è molto... È, è molto vestita e questo lo sappiano le signore e le ragazze d'oggi è sempre molto vestita molto elegante molto bella molto non so come dire insomma non è trasandata detto in parole povere eh? non è trasandata anche nel suo abbigliamento capito dunque vediamolo eh, il volto è di una indicibile bellezza e dolcezza le mani sono tese abbassate con le palme aperte rivolte in segno di materna accoglienza le orecchie e i capelli sono nascosti sotto un velo nero che le ricade sulle spalle la testa è cinta di una corona molto semplice nella sua eleganza ed è attraversata a metà da una strisciolina scarlatta eh, è la regina lei i piedi sono ricoperti da un paio di scarpette azzurre molto femminili adornate di un nastro dorato a forma di, di rosa come inevitabilmente, è una roba da, da proprio presa dai, dai libri di fiaba, queste scarpette, come inevitabilmente accade, anche qui appuntamento la statua, corrisponde, la, la statua corrispondente, che con qualche perplessità ho osservato nella piazza antistante alla Basilica, mi appariva un po' goffa per la verità, è ben lontana questa statua da rappresentare la bellezza e il fascino dell'apparizione. Per comprendere l'impatto sulla comunità di questo evento è necessario collocarlo nella situazione di angoscia e di paura della gente, la quale temeva di vedere arrivare da un momento all'altro i prussiani, e invece è arrivata la Madonna. La Francia era sotto occupazione, l'inverno era rigido, la neve abbondante, la sopravvivenza quotidiana difficile a causa della penuria di cibo e del diffondersi di malattie contagiose. Le preghiere sotto la spinta dello zelante parroco si moltiplicavano, ma di fronte al silenzio del cielo subentrava lo scoraggiamento. Eh? Vi ho spiegato ieri, cari amici, nel messaggio della Madonna che ci ha detto ieri, cari figli, ah, dovete avere più fiducia in me e mio figlio. Eh? Noi ci scoraggiamo se Dio ci si fa attendere, come diceva Bernadette, non diceva Bernadette, la Madonna ama farsi pregare. Lo sguardo della bella signora e quello di Eugenio, il primo che la vede, si incrociano. Eugenio Barbe ed 13 anni più grande. È lui che ha sulla, eh, aperto la porta e ha visto lassù. Lo sguardo della bella signora e quello di Eugenio si incrociano. Quello di lei è lieto e in fondo di fiducia, mentre quello del ragazzo riflette stupore misto a gioia. Sono la religione cristiana, è fatta da un incontro con gli occhi del Signore risorto, come ci ha detto la Madonna ieri nel messaggio da Međugorje, e Dio non lo vede, ma lo possiamo sentire nel cuore. Lo sguardo alla bella Signora e quello di Eugenio si incrociano, quello di lei è lieto e infonde fiducia, mentre quello del ragazzo riflette stupore misto a gioia. Da quel momento vi è un avvicendarsi di voci e un accorrere di persone, fra le quali i sette bambini che affermo di vedere la Madonna e ne descrivono i comportamenti, cioè tutte e sette, anche il bambino piccolo, guardano tutti in un punto, capito? Anche quello piccolo di due anni guarda là e dice: Gesù, Gesù! Dice, capito? Cosa vuol dire fare imparare i bambini in nome di Gesù e della Madonna? Accorrono anche la suora, il parroco, o finalmente anche il clero e le suore non scappano quando c'è un'apparizione, era ora. Accorrono anche la suora, il parroco e gran parte del paese che vive l'avvenimento celeste, accompagnandolo con una preghiera incessante, e fiduciosa in unione con la madre di Dio. Quindi, la Madonna è venuta a pregare con la parrocchia per ottenere dal Dio che le truppe prussiane tornassero indietro. Pensa a te, se non ha ragione la Madonna di dire con la preghiera o il digiuno potete ottenere che anche le guerre più sanguinose cessino, ha detto a Meggiugori. Entro nella Grange e passo in rassegna i quadri delle fasi piuttosto movimentate dell'apparizione, che si snoda come in un film denso di simboli e di significati e il cui senso non sfuggiva affatto ai parrocchiani, i quali vi ravvisavano dei richiami alle loro particolari devozioni. Dopo la cuore della gente, fra cui anche la piccola Agostina Boitain di 25 mesi, stretta a collo della mamma. Che tende insistentemente le manine in direzione di qualcuno che le vede lassù, applaudendo in segno di festa, senza farsi distrarre dagli altri. Ecco dunque che anche la bambina di due anni e un mese, Agostina, anche lei è un testimone, perché guarda là, lo invocano tutti gli altri e, e agita le manine e sorride e non si lascia distrarre da nessun altro. Hai capito? Ecco che arriva il parroco, Don Michele. La cui presenza non passa inosservata in cielo e dà inizio a una situazione nuova. Capito? Infatti, i veggenti, indicando il punto dove vedono l'apparizione, descrivono. Attenzione, eh, dopo che arriva il parco, incomincia la sacra rappresentazione. E cosa succede? Dopo che si è vista la Madonna lassù, con come l'abbiamo descritta, la veste azzurra trapuntata di stelle, la corona, eccetera. Eh, la gente accorre con i bambini, anche i bambini piccoli, il più pic la bambina di due mesi agita le mani, agita le mani eh, verso l'apparizione, le manine in festa e, e non la distraggono da nessuna parte. Ecco che arriva il parroco, allora cosa succede? Incomincia la sacra rappresentazione. Infatti, veggenti, indicando il punto dove vedono l'apparizione, descrivono i formassi di un ovale del medesimo colore azzurro della veste della Madonna. Al suo interno appaiono quattro candele, sono le medesime candele che il parroco accende nella chiesa parrocchiale lì vicina, davanti alla statua di Immacolata, quando si recita il rosario. Dunque all'interno dell'ovale appaiono quattro candele, due in prossimità delle ginocchia della Signora e due in prossimità delle sue spalle, mentre sul petto, dalla parte del cuore, compare una crocetta di colore rosso sangue. È il crocifisso di Pontemene con un rosso sangue. Dalla parte del cuore con una crocetta con un crocifisso con un rosso sangue. I veggenti descrivono il quadro che si forma mentre la gente commenta. Alcuni sono scettici e manifestano la loro incredulità. Oppure la buttano sullo scherzo. Quando la buttano sullo scherzo, la Madonna allora cessa di sorridere e diviene triste. Hai capito? hai capito? la Madonna allora cessa di sorridere e diviene triste Don Michele meno male che ci sono ancora i predispi spero che ci siano tanti ancora come Don Michele come Don Michele per il quale c'è la causa di beatificazione eh? Don Michele richiama i parrocchiani al raccoglimento alla preghiera ecco che allora la Signora si fa più grande come anche la cornice ovale cioè in seno di approvazione la Madonna diventa più grande anche la cornice ovale, mentre le stelline che circondano la figura si raccolgono ai suoi piedi, capito? Le stelline che circondano la sua figura si raccolgono tutti ai suoi piedi, sono circa 40 stelle, facendo sfavillare la veste così che la signora pare tutta d'oro. Hai capito? Guarda che, che cosa, la, arriva, si appare questo ovale con in mezzo della Madonna, poi l'ovale si fa più grande, anche se la Madonna e tutte le stelline che erano intorno all'ovale se la raccolgono i piedi e mandano una luce così potente che tutta la Madonna sembra vestita d'oro. Mentre la gente, attenzione, canta il Magnificat e la Madonna accompagna il canto col suo luminoso sorriso, alla base dell'ovale appare uno striscione, come quello del TG2, no sotto, bianco, sul quale una lettera dopo l'altra appare la scritta: Ma pregate, figli miei, Dio vi esaudirà fra poco tempo. Che bello! Caspita. Certo, che la Madonna ha un gusto. Ha un gusto? Dunque, il parroco eh, crede e chiama i parrocchiani alla raccolta e alla preghiera. Ecco che allora la signora si fa più grande, come anche la cornice ovale, mentre le stelline che circondano la figura e che si raccolgono nei suoi piedi, sono circa 40 stelline, fanno sfavidare la veste e così che la signora appare tutta d'oro, come a Međugorje nelle grandi feste. Mentre la gente canta il Magnificat e la Madonna accompagna il canto col suo luminoso sorriso, alla base dell'ovale appare uno striscione bianco sul quale una lettera dopo l'altra appare la scritta «Ma pregate, figli miei, Dio vi esaudirà fra poco tempo». Capito? La gente, bisogna che mi sbrighi, sino che non finisco più. La gente si apre alla speranza, intuisce che la guerra sta per finire, che i soldati di Ponte Men finalmente ritorneranno alle loro case e che le tribolazioni cesseranno. Tutti sono lieti. E anche la Signora del Cielo partecipa alla gioia comune. Pensa ven giù a far festa alla Madonna con noi, tutta contenta, e ci rende tutti contenti. Ma il messaggio non è ancora terminato. Dopo il canto dell'inviolata, cioè il parroco fa pregare, cantare, ah, è una cosa bellissima. In onore della concezione immacolata della, della Vergine Maria, la scritta si completa con una nuova frase che si staglia lettera dopo lettera: Mio figlio si lascia intenerire. Dunque, questo è il messaggio che si staglia con una scritta mobile, i piedi della Madonna, e abbiamo visto la prima frase, cari amici. E la prima frase era, e, dunque, e, ma pregate figli miei, Dio vi esaudirà fra poco tempo. E poi la seconda frase, mio figlio si lascia intenerire. Quel Dio che si vi esaudirà è suo figlio. Mio figlio si lascia intenerire. Queste parole formano una seconda linea, ben centrata sotto la prima come nel computer, ben centrata, ed emanano una luce più intensa, cioè sec la seconda frase, mio figlio si lascia intendere emanano una luce ancora più grande. La gente ha ormai, non ha ormai più dubbi su chi sia la Celeste Signora ed esclama, è la Santa Vergine, e chi vogliete che sia, non so io, <ride> è la Santa Vergine, è la Santa Vergine, ed esplode nel canto della Salve Regina. Al successivo canto, Madre della speranza, la Madonna alza le mani fino alle spalle. Attenzione, cari amici, quando si canta Madre della speranza, no? Della fiducia, la Madonna cosa fa? Attenzione, cari amici, fa come quello del rinumento dello spirito. Alza le mani fino alle spalle e muove le dita sorridendo al ritmo della musica, mentre la scritta lentamente scompare. Hai capito? La Madonna. Accanto a Madre della Speranza, alza le mani fino alle spalle e poi muove le dita sorridendo al ritmo della musica. Hai capito? Mentre la scritta lentamente scompare. <ride> Ma guardate che bello! Chi poteva inventare una cosa del genere? Nessuno, solo la Madonna. Ma ad un tratto la Madonna diviene triste, mentre una croce rossa con un Cristo steso dello stesso colore appare davanti a lei, la sorregge lei stessa con le sue mani lasciandola leggermente inclinata verso gli astanti. In cima alla croce, su una striscia bianca, è scritto in lettere rosse il nome di Gesù Cristo. La Madonna sofferente, con le labbra tremanti, guarda nel medesimo tempo la croce di suo figlio e le persone presenti. Una stella si stacca dai piedi e, seguendo l'interno del cerchio, accende le quattro candele. I fedeli entrano nel canto dell'ave Maris Stella. Improvvisamente il crocifisso rosso scompare, la Vergine riabbassa le braccia e una piccola croce bianca appare su ciascuna spalla. Il, volto, il suo volto si rasserena e torna a sorridere. È proprio il mistero pasquale eh, della morte e della resurrezione. Come la mano ci nel nessun ultimo messaggio, che dovevamo partecipare attraverso di lei alla gioia di Gesù risorto. Mentre la gente, sotto la guida del parroco, meno male che ci sono paroci ancora così, speriamo che ce ne siano tanti, sta recitando le preghiere della sera, un velo bianco appare ai piedi della Madonna e sale lentamente fino a lei fino a coprire progressivamente, come in un cinema, in fondo appare un velo bianco, sale progressivamente e la scena scompare. Guarda che è una, è una cosa incredibile questa apparizione. Dunque, improvvisamente il crocifisso rosso scompare, la Vergine riabbassa le braccia e una piccola croce bianca appare su ciascuna spalla. Il suo volto si rasserena e torna a sorridere al momento della resurrezione, mentre la gente sotto la guida del parco sta recitando le preghiere della sera, quelle che, che si dicono qui a Radio Maria, e un velo bianco appare i piedi della Madonna e sale lentamente davanti a lei fino a coprirla progressivamente. Dopo aver coperto il viso, il velo si ferma alla base della corona, la quale scompare da sola senza essere coperta dal velo. Che cosa significa? Lo sa solo la Madonna. Si dirigono anche la stella sopra la testa, l'ovale azzurro e le quattro candele accese. La sacra rappresentazione è cessata, sono quasi le nove, era incominciata alle sei. Attenzione, cari amici, il frutto di questa preghiera. Attenzione, questa è una, una lezione per tutta la Chiesa e per tutte le parrocchie e per tutti noi. E esprime molto bene il messaggio che abbiamo ricevuto, ultimo dalla Madonna. Cari figli, oggi vi invito ad avere più fiducia in me, e mio Figlio. Lui ha vinto con la sua morte e resurrezione, e vi invita ad essere attraverso di me parte della sua gioia. Voi non vedete Dio, figlioli, ma se pregate sentirete la Sua vicinanza. Io sono con voi. E intercedo davanti a Dio per uno di voi, come, come, come la della Madonna riflette tutte queste parole. Ma attenzione, cari amici, il frutto della preghiera: attenzione, il frutto della preghiera. Nella notte fra il 17 e il 18 gennaio, quella notte lì 1871, il principe prussiano Federico Carlo, che era capo dell'esercito prussiano, ordinò a tutte le forze armate di sospendere i combattimenti e di prendere la via del ritorno in patria il vescovo di Laval il 2 febbraio 1872 riconobbe ufficialmente la soprannotità dell'apparizione, beato vescovo 18... vescovi italiani imparati da quelli francesi nel 1877 fu consacrato il santuario che ora sorge maestoso a raccogliere centinaia di migliaia di pellegrini che vi accorrono ogni anno Io non so come ha fatto così un santuario così grande un paese così piccolo solo pochi anni dopo l'apparizione nel, sei anni dopo era già stato consacrato il santuario. Pensate. Esco dalla Grange mentre mi investe il solo infocato del tramonto. Un'intima convinzione mi fortifica e mi rallegra. Perché angustiarsi tanto, mi dico, se abbiamo una regina che veglia con sollecitudine materna, anche sul più sperduto dei villaggi della terra. E aí, Pellegrino a quattro ruote. Sulle strade d'Europa. Di Padre Livio. Edizioni su Garco.